Si è svolta presso il Palazzo Loggia la conferenza stampa di presentazione degli eventi che si svolgeranno i prossimi 2, 3, 4 e 6 settembre, nati dalla collaborazione tra Link Students Connection e Brescia Summer Music 2021. Link, facente parte del più ampio progetto Babilonia, nato ben 27 anni fa, rappresenta da anni l'esperienza di una grande festa studentesca. Quest'anno si ripropone sotto un'altra veste, che ci espone Elena Castelletti, parte del comitato organizzativo di Babilonia. Quest'anno i giovani sono tanti e si pongono l'obiettivo di creare due serate, di organizzare due serate, una in Castello il 2 settembre e una ad Arena di Campomarte il 3 settembre, un concerto live di Sickness, il Bandog ed Ernia. Link Festival è un progetto di giovani, fatto per i giovani e creato appunto da noi, che ogni anno ci impegniamo a fare questo, e ringrazio molto il mondo degli adulti che ci dà la possibilità di parlare e di comunicare. Infatti Link lo fibierei assolutamente alla parola voce, soprattutto quest'anno. Vogliamo dare opportunità appunto anche agli artisti emergenti, questo lo faremo con il contest, nella cui giuria ci sono gli Arcade Boys, youtuber conosciuti, Biancomat, un content creator, un social media manager, e Andrea Beni, il direttore di un'etichetta discografica in PC. Il vincitore del contest si esibirà ad Arena Campomarte il 3 settembre in apertura Sickness ad Ernia. Fondamentale è stata quindi la partnership con il Comune di Brescia, rappresentato in questa sede dall'assessore Roberta Morelli. Allora, noi questa mattina abbiamo presentato in conferenza stampa l'evento Babilonia, che quest'anno è intitolato Link Student Connection. È un grande evento che ormai si svolge da 27 anni, che è cresciuto nel tempo. È un evento inserito all'interno del Brescia Summer Festival, che parte appunto dal 2 e si concluderà il 6 con la performance di Umberto Tozzi. Questo è un evento musicale realizzato per i giovani e con i giovani, perché voglio ricordare e sottolineare che ci sono ben 100 ragazzi e ragazze che hanno lavorato per tutto l'anno per giungere al risultato che vedremo il 2-3 settembre. Hanno lavorato volontariamente, dimostrando responsabilità, impegno, consapevolezza e capacità di esserci, protagonismo, e l'importanza, noi la sottolineiamo sempre, del protagonismo giovanile. Quindi questa è una bella palestra per i nostri ragazzi, dimostra che il dialogo intergenerazionale tra gli adulti che hanno lavorato come tutor e i giovani funziona, dimostra che la rete di relazioni che sanno creare i giovani è una rete importante, che è maggiormente importante in questo periodo, dato che usciamo da un periodo di pandemia in cui le relazioni sono state interrotte. Tra l'altro, lo voglio ricordare, ai concerti si accederà solo con Green Pass, quindi tutto in assoluta sicurezza. È un'occasione importante, visto che gli anni scorsi abbiamo dovuto sospendere questo importante evento per i giovani e con i giovani.